Benvenuti all'appuntamento con l'informazione da TEF Channel News. Apriamo con la cronaca perché proprio oggi, 4 ottobre, festa di San Francesco, patrono d'Italia, pellegrini, sacerdoti, vescovi e amministratori pubblici del Friuli Venezia Giulia sono ad Assisi per accompagnare l'offerta dell'olio che alimenterà per un anno la lampada che brilla accanto alla tomba di San Francesco nella cripta della Basilica. Spetta infatti al Friuli Venezia Giulia quest'anno donare l'olio e, come vediamo dalle immagini, ad accendere la lampada a nome dei sindaci italiani è stato il sindaco di Trieste, Roberto Cosolini. Alla cerimonia, svoltasi nella Basilica Superiore, sono intervenuti i rappresentanti delle famiglie francescane con il custode del Sacro Convento di Assisi, padre Giuseppe Piemontese. Per il governo italiano ha presieduto la cerimonia il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri. La solenne concelebrazione religiosa è stata presieduta dal vescovo di Gorizia, anzi dall'amministratore apostolico della diocesi, Monsignor Dino D'Antoni, insieme a tutti i vescovi del Friuli Venezia Giulia, ai ministri generali e provinciali delle famiglie francescane, con l'assistenza del cardinale Attilio Nicora, legato pontificio per la Basilica di Assisi. Il ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, padre Marco Tasca, ha sottolineato che la festa odierna si svolge in comunione speciale con il Papa Benedetto XVI, pellegrino a Loreto e in spirito anche ad Assisi, per fare memoria del pellegrinaggio di Giovanni XXIII di 50 anni fa, alla vigilia dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Il ministro Cancellieri ha tenuto il discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. Ha citato tra l'altro una frase attribuita a San Francesco. La frase è la seguente: cominciate a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Frase che è vicina al compito del governo Monti. Ancora a cronaca, un furgone portavalori è finito oggi fuori strada mentre stava raggiungendo Montefalco. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Il furgone è finito in una cunetta, in pratica adagiandosi su un fianco. Uno dei due vigilanti a bordo è uscito utilizzando una botola sul tettino. L'autista è rimasto invece bloccato al suo posto. È stato soccorso da vigili del fuoco e personale del 118 che, dopo averlo imbracato su una barella spinale, lo hanno estratto dal mezzo. Le sue condizioni non sono comunque apparse gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e una pattuglia della polizia. Ed ora parliamo della vicenda Outokumpu legata al futuro dell'acciai speciali Terni. La presidente Catiuscia Marini ai nostri microfoni racconta dell'incontro che ha avuto ieri al Ministero per la vicenda dell'acciaieria ternana. Ce ne parla Marcello Migliosi. Giudico positivamente l'impegno assunto dal governo italiano a seguire con particolare attenzione la vicenda delle sorti del sito ternano di ThyssenKrupp, annunciata dal ministro per lo sviluppo economico Corrado Passera nella sua risposta di ieri alla Camera all'interrogazione urgente che era stata presentata dall'onorevole Emanuele Trappolino. È quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, per la quale è particolarmente importante la decisione dell'istituzione immediata da parte del governo di un tavolo nazionale in raccordo con le istituzioni umbre, le organizzazioni sindacali e le forze economiche e sociali, già convocato per la giornata di oggi a Roma per seguire la vicenda di ThyssenKrupp Terni alla luce delle ultime decisioni comunicate dal gruppo Outokumpu. Ma noi questa mattina abbiamo raggiunto al telefono la governatrice dell'Umbria, Catiuscia Marini. Il ministro Passera, che è intervenuto alla Camera dei Deputati rispondendo ad un'interrogazione dell'onorevole Trappolino, ha anche raccolto alcune delle nostre sollecitazioni come istituzioni umbre, quello che si attivi una sede formale del governo italiano per seguire la vicenda della futura proprietà delle acciaierie speciali Terni e anche per seguire in raccordo con le istituzioni locali, quindi regione, comune e provincia di Terni, i sindacati, questo del trasferimento della proprietà che, come è nota, dal gennaio 2011 esiste un accordo tra i tedeschi di ThyssenKrupp e i finlandesi di Outokumpu per un passaggio proprietario. La Commissione europea sta valutando questo dossier, ha formulato dei rilievi. Io, come presidente dell'Umbria, ho chiesto al governo di verificare in maniera puntuale anche le osservazioni e le proposte che sono state avanzate dalla Commissione europea, di conoscere in dettaglio
direttamente dai finlandesi di Tokunpo le ragioni di una controproposta che nei giorni scorsi è stata formalizzata da Tokunpo. Qual è l'interesse dell'Umbria? L'Umbria vuole che si salvaguardi un assetto industriale sulle acciai speciali termi, che si vieti in maniera tassativa la divisione delle diverse, dei diversi settori all'interno dell'azienda, quindi il mantenimento del sito integrale è per noi condizione imprescindibile, ma soprattutto vogliamo seguire un assetto proprietario che abbia al centro un vero partner industriale produttore dell'acciaio. Aumentano improvvisamente le tasse regionali sul diritto allo studio universitario e la Regione corre ai ripari per facilitare soprattutto le famiglie meno abbienti di chi studia all'università. Vediamo di che si tratta. Il diritto allo studio universitario è sempre più oneroso. La tassa regionale passerà infatti da 68 a 140 euro con un incremento pari al 105%. La vicepresidente della giunta regionale, Carla Casciari, ha chiarito che per le regioni l'aumento è stato un passo obbligatorio perché voluto dal governo con il decreto legislativo che dispone dall'anno accademico 2012-2013 l'aumento della tassa regionale a 140 euro. La regione Umbria, insieme con ADISU, l'Agenzia per il diritto allo studio universitario, ha messo in campo qualche misura che possa andare incontro agli studenti. Intanto hanno deciso una rimodulazione del programma attuativo per gli anni 2011-2012 per favorire l'assegnazione di borse di studio e il contributo di mobilità internazionale a un numero maggiore di studenti. La giunta regionale ha anche deciso che a favore di studenti con disabilità non inferiore al 66% vengono previste misure migliorative per quanto riguarda il periodo di concessione della borsa di studio e di fruibilità del servizio abitativo. Dal prossimo anno accademico sarà inoltre concordata l'introduzione di fasce di reddito per la determinazione della tassa regionale che tengano conto dell'effettiva capacità economica delle famiglie. Domenica prossima a Perugia è in programma e-bike Perugia Tour. Si tratta di una giornata di sensibilizzazione all'uso della mobilità alternativa, come ci spiega nel servizio Elena Ballarani. Perugia città pilota per sostenere la mobilità alternativa. I mezzi 100% elettrici e 100% emissioni zero possono essere una valida soluzione per girare attraverso l'Acropoli con un notevole risparmio di consumi ed un totale rispetto per l'ambiente. Ciò che occorre è sensibilizzare le persone all'uso dei mezzi alternativi. Domenica sarà l'occasione per provare la bicicletta elettrica partecipando all'e-bike tour. Quattro diversi percorsi in quattro differenti zone del capoluogo da effettuare a bordo di questi mezzi con pedalata assistita. Ogni tour culminerà con una visita guidata ad uno dei principali monumenti storici di Perugia. È un'ottima soluzione, noi non faremo soltanto la domenica, diciamo, ecologica per sperimentare e incentivare l'uso della bicicletta, ma vogliamo che questo sistema diventi uno dei sistemi di mobilità alternativa nella nostra città. I Bike Perugia Tour si inserisce infatti pienamente negli obiettivi del più ampio progetto Mobilità Elettrica che il Comune del Capoluogo sta portando avanti non solo per implementare l'uso delle bici ma anche delle auto. Perugia è tra le città pilota in Italia per l'installazione delle prime colonnine di ricarica pubblica per veicoli elettrici, colonnine che stiamo installando in tutto il territorio comunale di Perugia, dall'aeroporto di Sant'Egidio all'ospedale Silvestrini, Ponte San Giovanni, la stazione, il centro storico, cioè tutte le aree urbane, diciamo, più popolate e con funzioni, diciamo, importanti in cui i cittadini che si doteranno di questo mezzo potranno fruirne. Elena Ballarani, TEF Channel News, Perugia. Siamo alla terza pagina e ci occupiamo in apertura della prossima stagione teatrale alla Concordia di Marciano. Stamattina la presentazione a Perugia, per noi c'era Valentina Baldoni, vediamo.
Una stagione ricca di sorprese in un teatro rimesso a nuovo che è anche un segno di speranza e ottimismo dopo il terremoto di 3 anni fa. La presenta lo Stabile dell'Umbria presso il Cinema Teatro Comunale Concordia di Marciano, appena ristrutturato dai danni del sisma che nel 2009 ha colpito il territorio marcianese, rimesso a norma, aggiornato tecnicamente ed abbellito. Abbiamo fatto anche delle importanti migliorie per garantire un maggior comfort a tutti gli spettatori che vorranno seguire gli spettacoli teatrali, musicali e cinematografici che il Concordia offrirà da sabato in poi. Il cartellone presentato stamattina in conferenza stampa a Perugia prevede 7 spettacoli. Il debutto è in programma per giovedì 15 novembre con Paolo Briguglia e il suo spettacolo tratto dal libro di Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli, storia vera di Enayatollah Akbari. Sicuramente ci sono grandi novità dal punto di vista drammaturgico, dal punto di vista degli interpreti. Penso a Oscar De Summa, Paolo Briguglia, Roberto Alpi, Paola Pitagora, penso a Giampiero Frondini, il nostro grande protagonista della vita teatrale umbra, che presenta il suo nuovo spettacolo che lo vede protagonista insieme a Bolo Rossini, per cui c'è una ricchezza di proposte e di spettacoli che sono delle piccole chicche, delle novità nel panorama teatrale italiano. Valentina Baldoni, TEF Channel News, Perugia. Da oggi alla Rocca Palini di Perugia il preview del Sottosuolo Festival, che è dedicato ai nuovi mezzi di comunicazione. Si chiama New Media ai confini della verità, il vero e il falso, l'etica delle news nell'era dei social network. Valentina Baldoni. Notizie vere, notizie parzialmente vere e notizie false. Il confine labile tra realtà e finzione nel mondo delle nuove reti e dei nuovi mezzi di comunicazione di massa come tablets, smartphones e social networks è il soggetto del seminario che oggi alla Rocca Paolina di Perugia ha anticipato l'apertura di Sottosuolo Festival, la kermesse dedicata alla cultura giovanile promossa dalle associazioni laiche e religiose del Comune di Perugia. Organizzato dall'associazione FIDEM, il seminario simula una giornata all'interno di una redazione giornalistica per dimostrare come sia facile, con l'ausilio di un semplice smartphone e con il supporto dei social networks, confezionare una notizia vera o falsa e diffonderla istantaneamente ad un pubblico potenzialmente infinito, pur senza possedere le adeguate competenze professionali e senza osservare i principi deontologici che ne stanno alla base. Questa situazione, secondo voi, come ci si può destreggiare? Esercitando la criticità, confrontandosi sempre con più mezzi, i nuovi mezzi attraverso i quali si fa informazione, e cercando di svegliare quanto più possibile quella coscienza critica che ci rende capaci di analizzare qualsiasi cosa attraverso la nostra percezione e attraverso una serie di strumenti che ci permettono quantomeno di capire il peso che ha una news e di non prenderla per vera necessariamente perché è diffusa alla velocità della luce. Tra gli ospiti e relatori la giornalista Stefania Pinna di Sky TG24 e in videocollegamento Chiara Cruciali, giornalista freelance dell'agenzia di stampa palestinese Nena. Valentina Baldoni, TEF Channel News, Perugia. Pagina dello sport dedicata al calcio, in apertura la prestazione del Perugia in Coppa Italia. Ieri al Curi il Grifo ha battuto il Siena per 2-1 ai tempi supplementari grazie a un gol di Capitan Clemente, come ci dice nel servizio Paola Costantini. Il Perugia ha bisogno del suo capitano per portare a casa la partita. Ieri allo stadio Renato Curi il Grifo 2 di Pierfrancesco Battistini, che in Coppa Italia ha affrontato l'Aquila, ha faticato contro gli abruzzesi. Ed era prevedibile, 7 gli under 21 schierati ed una squadra rimediata che poco aveva provato nell'insieme e il risultato non poteva essere differente. Il reparto difensivo ha stentato parecchio. Gli ospiti hanno graziato i grifoni già al primo minuto di gioco, quando Albanese ha messo fuori al volo una comoda palla gol. Partita abbastanza noiosa fino alla rete del Perugia al minuto 31. Fabinho sblocca il risultato. Ad inizio di secondo tempo è l'Aquila a trovare la via del pareggio grazie ad Improta. Per sbloccare, oltre che il risultato, anche l'inerzia della partita, Battistini manda in campo Ranti e Clemente. Dopo un gran salvataggio di Caccioli sulla riga di porta, la partita continua e supplementari. Decisiva la rete di Clemente che consente agli Umbri il passaggio del turno. Prossima sfida di Coppa contro il Poggi Bonsi. Ed ora la Ternana, che affronterà nel prossimo turno di campionato il Cittadella.
Mimmo Toscano comunque cerca il sostituto di Pisacane che ha avuto un grave incidente e sarà fuori squadra per alcuni mesi, come ci dice nel servizio Paola Costantini. Il difensore della Ternana, Fabio Pisacane, è stato operato ieri a Roma al ginocchio sinistro per la lesione del legamento crociato anteriore. Intervento riuscito ed ora inizia la lunga fase di recupero che durerà almeno 5 mesi. Per il tecnico rossoverde Mimmo Toscano è tempo di trovare l'alternativa. Il ballottaggio sembra essere tra Brosco e Beccariello. Ma il club di Via Leardi, pensando al futuro, valuta la possibilità di tornare sul mercato e prendere un nuovo difensore, considerando che il reparto arretrato a disposizione di Toscano attualmente conta 5 elementi. Intanto le fiere stanno preparando la prossima sfida stagionale. Allo stadio Liberati sabato 6 ottobre arriverà il Cittadella nell'ottava giornata di campionato. L'11 guidato da Claudio Foscarini è reduce dalla rotonda vittoria casalinga contro la Pro Vercelli per 3-0 agli stessi punti dei rossoverdi. L'allenatore del Cittadella dovrà fare a meno di Di Nardo, in forse anche Schiavon per un problema muscolare. Tra i punti interrogativi in casa rossoverde c'è Botta, mentre in fase di recupero Carcuro. Ed ora veniamo alla seconda divisione con il Foligno che è penultimo in classifica e deve affrontare tra le difficoltà per varare la formazione anche quella del reparto difensivo. Ci dice tutto Elena Ballarani. È la retroguardia, il reparto che preoccupa di più i vertici bianco-azzurri. C'è bisogno di rinforzi in difesa, ma i contatti presi e le trattative che sembrava potessero portare alla conferma di almeno un innesto sono sfumate. A cominciare dal centrale ex Piacenza Bini, che era stato aggregato in prova per una decina di giorni nelle file bianco-azzurre, ma poi non è rimasto a Foligno, causa il non raggiungimento dell'accordo economico. È successa la stessa cosa con Gherarda Udel e Cristian Conti. I due difensori sono stati accostati al Foligno e martedì sembravano in procinto di poter raggiungere l'accordo economico, ma poi nulla di fatto. Il direttore sportivo bianco-azzurro ha rassicurato i tifosi, confermando che c'è la volontà tra i vertici di Via Rutili di portare in bianco-azzurro due difensori necessari, ma si dovrà aspettare almeno la prossima settimana. Dietro a queste parole di Marcello Pizzimenti ci sarebbero non solo i motivi economici a tenere freno agli acquisti, ma sembrerebbe anche in atto una trattativa con un gruppo di imprenditori capitolini che sarebbero interessati a rilevare il Foligno Calcio. E con la pagina sportiva concludiamo la prima edizione di TEF Channel News di oggi. Grazie per averci seguito, vi ricordiamo l'appuntamento alle prossime edizioni e buon proseguimento con i nostri programmi.